Da cosa dipende la tua felicità? Se non da te stesso, allora è un bel problema. Questo è il post che la mia assistente questa mattina ho visto sul suo Facebook e ho pensato wow, siamo davvero in sintonia, perché volevo creare un video proprio su questo motivo, sulla felicità e soprattutto sulle emozioni. Vedi, più creo modelli di business, più studio le persone e più con la mia filosofia, in cui penso che il business sia una disciplina spirituale, mi accorgo di entrare in altre aree che non hanno solo a che fare col business. E una delle cose che noto nelle persone che vogliono creare un'attività è che si incentrano verso avere degli obiettivi o degli oggetti, ok? Su delle O, vogliono obiettivi, oggetti, voglio guadagnare X, voglio comprare questa casa, voglio comprare questa macchina, voglio fare questo viaggio. E allo stesso modo nella loro vita si orienteranno verso obiettivi, oggetti in altre cose, voglio avere il fidanzato, voglio sposarmi, voglio fare queste cose qua, ok? E quindi quello che fanno è che vanno a creare un'attività, un business, un lavoro, quello che sia, ma non basato su qualcosa che a loro davvero piace fare, solo per avere i soldi, così che un domani potranno fare quelle cose, ok? Quindi seguono il profitto per avere poi del piacere, fondamentalmente, e si muovono in questa spirale tra cerco profitto per avere il piacere, molto spesso uso quei soldi per comprare cose che mi fanno sentire bene, che mi danno un comfort emotivo, perché in realtà non mi piace il mio lavoro, quindi la mia vita non è un piacere la maggior parte del tempo, e quindi sono costretto a usare poi quei soldi per darmi piacere. Mi muovo in questo circolo. Se lo espando al di fuori del mondo del lavoro e del mondo del business, ti accorgerai che la maggior parte delle persone, e io non sono fuori da questo, l'ho fatto fino a poco tempo fa e sto cercando di uscire sempre di più da tutto questo, molte persone basano la loro felicità e la loro emotività su cose esterne. La causa delle loro emozioni positive sono esterne, sono le sigarette, sono il cibo, sono gli amici, è la validazione del proprio fidanzato, della propria fidanzata, e quanti soldi fanno il loro business, ma non hanno una positività dentro loro stesse. E questo è un grave problema, perché ti muovi nel mondo di nuovo vuoto, cercando di prendere. Che la maggior parte delle persone che vedi vanno in giro vuota e vuole prendere, sia che si tratti di soldi, sia che si tratti di relazioni. Guarda, la maggior parte delle persone che sono in delle coppie non sono in quella che Stephen Covey chiama interdipendenza, ma sono in codipendenza. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me, non sono persone indipendenti. Va benissimo, siamo tutti probabilmente nati codipendenti, addirittura dei nostri genitori. C'è un momento in cui, se ti vuoi evolvere, devi diventare indipendente e poi interdipendente. Ora, che cosa significa questo? Che indipendenza significa che tu devi diventare la causa delle tue emozioni positive. Tu devi essere felice, soddisfatto, appagato nella tua vita. Devi essere tu a creare la tua felicità, devi essere tu a creare le tue emozioni positive, devi essere tu a creare il tuo divertimento, non devi poterti basare su altre persone o altre cose. Ora, non mi fraintendere, io amo stare fuori con gli altri, amo se ho una compagna con cui passare del tempo, ma non è quello su cui baso la mia felicità, ok? Quindi ci sono cose che dovresti allenare di te e capire di te per poter riempire questo vuoto, aggiustare i tuoi traumi, le tue disfunzionalità, qualsiasi cosa sia, e diventare pieno e felice in te stesso. E ti accorgerai che allora non cercherai più obiettivi o oggetti, perché alla fine della tua vita non ti fregherà niente di quanti oggetti o obiettivi ne hai, neanche se l'oggetto era la medaglia olimpica che hai vinto. Non è la medaglia che conta, sai che cos'è? Ma sono le emozioni e le esperienze. Emozioni ed esperienze. Se tu metti il tuo focus su emozioni ed esperienze che vuoi avere e impari a essere tu il creatore delle tue emozioni e delle tue esperienze, cioè, ci sono degli esercizi che ti ho dato, ma uno fondamentale potrebbe essere la meditazione. Tu inizi a capire che tu controlli le tue emozioni, il tuo stato emozionale, tu controlli come ti senti e tu soprattutto puoi creare la tua vita. Puoi creare una vita sana in cui mangi bene, quindi il tuo corpo è in forma. Puoi creare una vita in cui fai cose che ami e che ti diverti, in cui anziché seguire profitto e poi piacere, fai una cosa diversa. Metti prima due altre P in inglese: purpose, che è il tuo scopo, la tua missione di vita, qualcosa che davvero ti sta a cuore, che ha un significato per te. Poi ci aggiungi una seconda P, che è passione,
e che qualcosa che ami fare che ti mette in stato di flow. E queste due cose, avere qualcosa che ha un significato per te, tipo creo un business dove aiuto le persone nel loro business, nella loro vita, perché a me sta a cuore questa cosa, ci metto dentro la mia passione è studiare, imparare, sperimentare, condividere, e lo sto facendo. Questo spontaneamente mi porterà profitto che posso usare poi per comprare cose e avere piacere, ma il piacere lì è una ciliegina sulla torta. Ci sono degli studi di Martin Seligman sulla felicità, che consiglio un libro, si chiama Authentic Happiness, felicità autentica, in cui lui parla di signature strengths, di punti di forza che ognuno di noi ha, che noi dobbiamo esprimere per essere felici. Ognuno di noi è felice quando esprime se stesso e i suoi punti di forza. In questa dinamica hanno fatto vari studi sulla felicità, ne parlo in un altro video, e dicono che la felicità che è quella che rimane, che a lungo termine, quella che davvero puoi vivere, è quella che si basa su delle fondamenta di avere uno scopo, avere un significato in quello che fai, che siano i tuoi figli, che sia lasciare un segno, che sia evolverti, qualsiasi cosa sia, un significato, poi una passione, qualcosa che ami fare, che ti mette in stati di flow, in cui la tua mente è rilassata, non sei stressato, quello, lascia che quello ti porti ad avere profitto, ti porti ad avere piacere. Queste sono le basi su cui ho costruito il mio World Changing Business Model, che è un modello integrato per avere influenza, entrate e un impatto positivo sul mondo, ma si basa sulla sua essenza, sull'aiutare le persone a trovare passione, professione, profitti e purpose in inglese, uno scopo, sono le 4 P, ma partendo da chi tu sei. Quindi, dicendoti questo, qualsiasi cosa tu voglia, ok, che sia un obiettivo o un oggetto o anche avere una relazione, togli il tuo focus dall'obiettivo e dall'oggetto, come dicevano Buddha, sì, senza desiderio, lascia stare il desiderio di quella cosa lì, focalizzati invece su un processo, su delle esperienze, su delle emozioni che ami fare, che ti porteranno lì. Perché ti faccio un esempio con le relazioni: se tu crei una vita che tu ami, ok, diventi una persona che tu ami, sei pieno con te stesso e non hai bisogno di un'altra persona, attirerai altre persone che vogliono far parte della tua vita, ma non sarai nel bisogno del voler quella relazione, e allora arriverà nella tua vita e poi forse scoprirai che non la vuoi neanche più, ok? Questo sarà così con tante cose. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo video al volo, lasciami un commento. Se non sei ancora iscritto e vuoi ricevere più video come questo, iscriviti al canale e, fino a quel momento, segui i tuoi sogni, cambia il mondo. Ciao, sono ancora io e ho un regalo per te. Però prima voglio chiederti due favori. Il primo è di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e il secondo è quello di lasciarmi un commento e di farmi sapere che cosa vuoi sapere, in modo che io possa ispirarti ed aiutarti ogni giorno di più. Quindi iscriviti al canale, lasciami un commento, anche un like, che ovviamente mi fa piacere. E poi, dopo che hai fatto queste due o tre cose, allora vai su francescomarcuccio.it/regalo per avere il mio regalo per te. Ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao!